Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. In apertura la cronaca con un fatto gravissimo avvenuto nella provincia di Pesaro e Urbino, un terribile frontale in galleria tra Urbino e Fermignano, tra un pullman con a bordo bambini e parrocchiani di Grottamare in gita ad Urbino ed un'ambulanza della Potes di Fossombrone. Lo scontro frontale è avvenuto all'interno della galleria sulla statale 73 bis, un impatto tremendo che ha fatto incendiare il mezzo di soccorso. Dal luogo dell'incidente si è alzata anche una nube nera. Ci sono quattro vittime che viaggiavano a bordo dell'ambulanza. Si tratta dell'autista, del medico, dell'infermiera e del paziente. La galleria si è riempita di fumo. Nel bus viaggiavano, come detto, alcuni parrocchiani, 38 persone, tra cui molti bambini. In cinque sono stati portati all'ospedale per accertamenti, ma ascoltiamo il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, sul posto. La situazione purtroppo è le quattro vittime che erano occupanti dell'ambulanza, tra l'autista, il medico e anche un trasportato, un ferito, che purtroppo sono deceduti nell'incendio. Però fortunatamente tutti i ragazzi, cinque, sono stati accompagnati al pronto soccorso per appunto delle medicazioni, però mi pare, almeno così a prima vista, nulla di grave. Io sono stato con loro. Con tutti i ragazzi che sono stati rassicurati, sono stati visitati dai medici del pronto soccorso e della Croce Rossa che sono venuti in una sala civica qui vicino al posto dell'incidente e quindi abbiamo appurato che questi ragazzi sono stati appunto assistiti, rassicurati e poi con un pullman della stessa ditta che purtroppo ha avuto l'incidente e sono stati riportati, stanno tornando verso casa. Queste dunque le dichiarazioni del sindaco di Urbino. Ci sono aggiornamenti, le notizie stanno ancora arrivando, quindi sono quattro, ricordiamo, le persone che hanno perso la vita in questo terribile incidente. Tra tre sono gli operatori sanitari che purtroppo hanno perso la vita, un medico, un'infermiera e l'autista e un paziente. L'aggiornamento è questo, sono sette le persone che sono rimaste ferite, quattro trasportate all'ospedale di Urbino, si tratta di due bambini e due accompagnatori. E tre all'ospedale di Urbino. Si tratta di due ragazzi e un accompagnatore. Sono stati effettuati tutti gli accertamenti, la situazione è sotto controllo, le ferite riportate sono lievi e per gli ospiti del pullman sono in corso le procedure di dimissioni per il rientro a casa. Gli altri ragazzi che viaggiavano con il pullman saranno riportati a casa da un mezzo messo a disposizione dagli organizzatori della gita. E hanno perso la vita gli operatori sanitari all'interno dell'ambulanza e il paziente che stavano trasportando all'ospedale di Urbino. C'è il cordoglio della direzione generale dell'AST di Pesaro Urbino. Siamo profondamente addolorati per la perdita dei nostri operatori in questo tragico incidente. Hanno dedicato la loro vita alla comunità e ai pazienti. Siamo vicini alle famiglie dei nostri colleghi e del paziente che ha perso la vita in questo momento di lutto, aggiunge l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Ci uniamo al dolore delle famiglie, a quello della comunità sanitaria, offrendo sostegno e le nostre più sentite condoglianze. Purtroppo questo è quanto raccontiamo e registriamo in questo momento. C'è il cordoglio anche che viene espresso dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Sono profondamente addolorato, scrive su Facebook, per il tragico incidente avvenuto ad Urbino, nel quale hanno perso la vita le quattro persone a bordo di un'ambulanza. Una tragedia che ci sconvolge, che ci lascia tutti senza parole. Mi stringo al dolore delle famiglie, delle vittime, dei colleghi del sistema sanitario. Questo dunque è quanto riferito anche dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Anche noi vi terremo aggiornati. Questi lavori sono ancora in corso di messa in sicurezza della strada che, lo ricordiamo, è stata chiusa in entrambe le direzioni per questo gravissimo schianto frontale che è avvenuto, come detto, nel pomeriggio di oggi. Come vedete dalle immagini, insomma, ci sono ancora le operazioni in corso, come detto, insomma, vi terremo aggiornati.
Ed ora cambiamo argomento e parliamo della situazione dei terremotati di Ancona. Quelli del 9 novembre del 2022 sono arrabbiati perché di fatto nella manovra finanziaria non c'è alcun stanziamento per loro. Inoltre era previsto proprio oggi un incontro con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che è stato rimandato all'ultimo. Prossimo appuntamento per il 29 dicembre. Li abbiamo incontrati proprio oggi in piazza Cavour, vediamo. Non crediamo più né nello Stato, né nelle istituzioni, né anche nell'amministrazione comunale. La volontà di tutti è di rientrare nelle nostre case, non vogliamo niente di più. Le case sono terremotate, inagibili, chiuse da 14 mesi, da quella scossa alle 7.07 del mattino. Il terremoto di Ancona, 9 novembre 2022, il sisma dimenticato. I terremotati sono qualche centinaia, ma da tanto tempo aspettano risposte. In finanziaria per loro non è previsto alcun finanziamento e l'incontro, che era in programma per oggi con il presidente della Regione Marche, Acquaroli, è stato rimandato all'ultimo, nuova data, il 29 dicembre. Quindi il 29 noi speriamo di avere delle risposte, non più parole faremo, dobbiamo fare, non preoccupatevi, noi siamo preoccupati. E chi non sta nella pelle sua non lo capisce, è momenti bruttissimi. Adesso ho trovato un affitto dopo tanto tempo, quello costa. Vuole tornare a casa? Mi piacerebbe sì, perché anche se è piccola, quello che è la casa tua è casa tua. L'incertezza, la Repubblica dovrebbe rimuovere gli ostacoli, diciamo, economici che impediscono la piena realizzazione della persona umana. Ecco, questo non avviene in questo caso. Questa risposta noi la aspettiamo perché ci aspetta di diritto, cioè il terremoto che è stato ad Ancona, anche se ha fatto pochi danni, è un terremoto come tutti gli altri. Noi siamo fuori casa come le migliaia di persone che del centro Italia. Se noi non iniziano mai questo iter non va avanti, noi quanto tempo staremo fuori casa? L'affannarsi costantemente per l'ovvio è quello che ci portiamo, il fardello che ci portiamo appresso da 14 mesi. Questo chi di dovere pare che ancora non l'ha capito. È ancora più difficile questo di Natale, perché se l'anno scorso avevamo una minima speranza di riuscire in tempi brevi, avevamo fatto dei passi anche singolarmente come condominio per riuscire a rientrare in casa, questa volta la doccia fredda dell'emendamento non accettato ci ha fatto passare il Natale anche peggio rispetto all'anno scorso. Già il secondo Natale che passiamo fuori casa, attualmente disillusa, anche se è un Natale, un anno in cui di solito si sente un'atmosfera natalizia e tutto. Noi arriviamo a fine anno 2023 ancora senza casa, senza niente e senza nessuna speranza. Siamo, diciamo, disperati, ma comunque non lo so, disillusi, ecco. Ed ora andiamo a Fabriano, una nuova casa per le campionesse della ginnastica. Oggi il ministro Abodi proprio nella nostra regione. Vediamo il servizio di Laura Meda. Questo palazzetto avrebbe bisogno di adeguamenti, è chiaro. Ci sono, si vede già a occhio nudo, ci sono situazioni particolari. Perché queste ginnaste vivono in questo ambiente dalle 9 della mattina alle 6 di sera. Quindi è un bel carico. Il Pala Cesari di Fabriano ha bisogno di lavori immediati. Parola del presidente della Federazione Italiana di Ginnastica, di cui Fabriano è oramai la capitale indiscussa, con le giovani campionesse Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. Ci sono state infiltrazioni d'acqua, spiega il presidente, e la struttura all'avanguardia negli anni Ottanta necessita oggi di un totale restyling, senza contare il problema riscaldamento troppo basso denunciato dalle atlete, problema che ora però grazie all'intervento del comune è stato risolto. Diciamo che il riscaldamento nell'ultimo periodo comunque ce l'hanno già alzato, quindi siamo già molto meglio, infatti siamo maniche corte oggi. Diciamo che 5-6 anni fa magari stavamo un po' più coperte perché faceva più freddo, però già stanno lavorando su quello. Servono fatti, insomma, e i fatti sono quelli che ha promesso il ministro Abodi, venuto appositamente a Fabriano per visitare la struttura. Siccome se ne parla da troppo tempo, adesso dobbiamo cercare di raccogliere le forze, le idee, e quindi è l'impegno che prendiamo tutti insieme, perché questo è un investimento che va fatto con il concorso di tutti i livelli istituzionali e magari anche di qualche
di qualche soggetto privato. È il senso un po' di questo incontro, che non è soltanto il piacere di ritrovarci, non è una cerimonia, è un'assunzione di responsabilità da parte di tutti noi, in un tempo breve, molto breve, sapendo anche che dobbiamo armonizzare il calendario dei lavori, diciamo così, perché per fare i lavori qui bisognerebbe chiudere l'impianto, quindi bisogna aspettare che intanto si facciano i lavori nell'altro palazzo perché possa ospitare, e soprattutto usare bene questo tempo per lo sviluppo del progetto e per la raccolta delle risorse economiche che servono a comporre il quadro finanziario. L'altra struttura di cui parla il ministro è il Palaguerrieri, sulla cui ristrutturazione il comune di Fabriano ha già investito molto, ben 3 milioni e mezzo di euro. I lavori stanno per partire, riteniamo che possano andare avanti celermente, quindi diventa quella la struttura, diciamo, simbolica del nostro mondo sportivo. Non solo ritmica, il Palaguerrieri, una volta pronto, ospiterà anche la squadra locale di basket che da 3 anni vaga in esilio, obbligata a giocare sul parquet di Osimo. Auspichiamo che nell'arco del prossimo anno possiamo ritrovarci qua a tagliare il nastro per l'inaugurazione. Per quanto riguarda la cronaca, ad Ancona, senza patente alla guida di un'auto priva di assicurazione, oltretutto viaggiando a zigzag, la polizia di Ancona ha fermato e denunciato un ventenne attorno alle 3:30 in via Marconi nel capoluogo regionale. I poliziotti hanno fermato il mezzo e controllato i due occupanti. Si trattava di due giovani di origini pakistane di 20 e 22 anni, entrambi regolari sul territorio nazionale, di cui uno con precedenti di polizia. In particolare, dai controlli emergeva che il ventenne alla guida non aveva tra l'altro mai conseguito la patente. Ed ora andiamo a Pieve Torina, successo per la super tombola di Natale. Vediamo il servizio di Roberto Properzi. Grande successo per la 4ª edizione della Super Tombola di Natale organizzata dal Comune di Pieve Torina. Nata da un'idea del sindaco Gentilucci in periodo di Covid, la Super Tombola ogni anno riscuote un ottimo successo di ascolti sia in TV che nelle dirette social. Anche nel pomeriggio di Santo Stefano 2023 in tanti si sono collegati con il palasport del piccolo borgo maceratese, e ovviamente tutte e 10 le tombole del valore di 150 euro ciascuna sono state assegnate. L'evento, prodotto da fabbricaeventi.com di Chiara Nadenic e Marco Moscatelli, è diventato ormai una tradizione nel panorama regionale, tradizione a cui non è voluto mancare ancora una volta il presidente Acquaroli. Quest'anno vedo e possiamo toccare con mano i cantieri che stanno in via di completamento, che penso che possa presagire a un ritorno nelle abitazioni, un ritorno alla normalità in un territorio straordinario, pieno di ricchezza, e per la cultura che qui si tocca con mano, perché c'è una tradizione, un'identità secolare che noi dobbiamo recuperare e rilanciare, perché è la forza del nostro territorio. Soddisfatto Alessandro Gentilucci, che a fine diretta ci traccia un bilancio dell'anno che si sta per concludere, un anno nel segno del turismo, del tartufo e ovviamente della ricostruzione. La soddisfazione è doppia anche per la vittoria del contest come albero più bello delle Marche per i comuni sotto i 10.000 abitanti, proprio con quello inserito nel percorso CNEIP. Quando ci siamo inventati nel percorso delle acque questo albero dove sotto scorre l'acqua, ha ridato vigore e linfa a questi nostri territori, quindi presi di nuovo d'assalto anche nel periodo invernale. Sta a significare che se ci credi, se ci sono le idee giuste, questi nostri luoghi meritano di essere visitati e c'è una grande voglia di ritornare a viverli. Tornare a vivere dunque in territori dove, oltre alla ricostruzione fisica, si devono mantenere i servizi. Il ritorno alla normalità passa anche attraverso quella capacità di saper ingenerare nella nostra gente quella rinascita sociologica e morale di cui ha bisogno. Ed ora parliamo del problema dei selvatici, in particolare dei cinghiali. Il servizio di Andrea Fiano.
Si chiama Big Broad Trap System. È il funzionamento della trappola installata per la prima volta in aree urbane per la cattura di cinghiali ad Ancona, parco della cittadella. Finora sono stati presi 2 esemplari da circa 70 kg. Gli animali vengono attirati da pasturazioni di grano. Una volta nella rete, il personale dell'URCA, l'Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino, interviene con la sedazione. L'obiettivo è dare una morte dignitosa all'animale in modo che non si accorga. L'insediamento ad Ancona è infatti diventato considerevole. Dalla via del Conero i cinghiali sono arrivati anche a Vallemiano, passando per la cittadella. I lupi li spingono su rotte che attraversano le aree urbane. La Regione Marche sta avviando un progetto sulla filiera della carne di cinghiale. Ungulati che, responsabili anche di alcuni incidenti su strada, hanno spinto Palazzo Raffaello ad alzare il fondo per i risarcimenti dal 60% all'80% con 400.000 euro in più. Una sperimentazione per il contenimento, la cattura e quindi il contenimento dei cinghiali. Una trappola fatta a rete attraverso l'associazione URCA, Comune di Ancona, che ci ha coinvolto. Abbiamo dato il nostro sostegno anche economico, di compartecipazione, e i risultati paiono essere soddisfacenti. Quindi, dato che noi dobbiamo in tutta la regione, in modo particolare ad Ancona perché il fenomeno è presente e sentito, però dobbiamo applicare assolutamente un metodo di contenimento e cattura dei cinghiali in quelle zone prossime ai centri urbani che sono anche fastidiose, perché è ovvio vedersi dei cinghiali, degli ungulati di 150 kg sotto casa non è un bel vedere. Quindi abbiamo visto che questo strumento sperimentale sta funzionando, funziona, quindi io credo che lo possiamo replicare sia ad Ancona che in altri centri urbani della nostra regione. E torniamo ancora a parlare dell'incidente drammatico in galleria di questo pomeriggio, lo schianto tra un'ambulanza e un pullman all'interno della galleria sulla statale 73 bis che collega Urbino a Fermignano, una tragedia immane, dichiarano in una nota il segretario nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano e il segretario regionale UGL Salute Marche Benito Rossi, commentando l'impatto tremendo che ha causato la morte di 4 persone, tutte sul mezzo di soccorso, illesi invece i passeggeri del pullman, come vi abbiamo detto in apertura, solo lievi ferite, quindi bambini e adulti sono stati portati, 7 in ospedale. Ancora tristissime morti sul lavoro, dice ancora l'UGL, che riguardano 3 operatori sanitari che perdono la vita mentre impegnati nella loro missione di assistenza. Continuano i sindacalisti esprimendo la massima solidarietà alle famiglie delle 4 vittime. In attesa degli esiti sui rilievi effettuati non possiamo che chiedere il massimo rigore nel rispetto delle misure di sicurezza e dei controlli sui mezzi utilizzati nei soccorsi, concludono i sindacalisti. E questa era la nostra ultima news, l'ultimo aggiornamento per il momento su questo tragico incidente avvenuto in galleria. Vi ricordiamo che il nostro sito www.tvmarche.it è aggiornato 24 ore su 24, così come i nostri social. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.